Ci ha messo anche il tricolore. E l'anno prossimo, si chiedono i tifosi, sulla torta c'è posto per un trofeo che manca all'Inter da 25 anni. Ernesto Pellegrini, finalmente presidente campione, ha parlato di anno della consacrazione. Il Trapp è d'accordo, però in testa a tutti gli obiettivi ci mette sempre lo scudetto. Il campionato italiano sicuramente non dice solo Trapattoni, ma lo dicono oramai molti, e anche gli allenatori stranieri, sicuramente è più difficile. Quindi il risultato di uno scudetto significa il valore di una squadra nell'arco di 10 mesi. Poi non è detto che la Coppa dei Campioni uno la vince. Qualora dovesse andare male, il campionato ti ributta subito in Coppa dei Campioni, quindi hai sempre maggior possibilità di arrivare a vincerlo prima o dopo. Scudetto, Coppa dei Campioni, Coppa Italia, tutto in 8 mesi, e l'Inter dei record ricomincia con 19 giocatori. Poche le novità: Enrico Cucchi, già promosso 12° titolare, poi Stefano Rossini, difensore nazionale under 21, il centrocampista Stefano Di Già, e poi lui, il dopo Diaz, Jürgen Klinsmann, che in testa non ha solo i gol. Lo traduce Lothar Matthäus. Ich hoffe, aber es ist nicht so wichtig. Hauptsache wir werden Meister. Per Jürgen non è importante, lui tira tanti gol, per lui è importante vinciamo con la squadra il scudetto o il Coppa dei Campioni. Il centravanti della nazionale tedesca è già entrato nello stile Inter, tutti al servizio della squadra. Nell'amichevole di Padova è arrivato il suo primo gol nell'azzurro alla vigilia di una stagione che per molti interisti si chiuderà con Italia 90. Penso anche al mondiale, tra parentesi, per cui ci sono tante cose a cui pensare. Adesso sono qua con l'Inter e devo onorare la maglia nerazzurra, per cui il mio primo intento è quello di far bene in campionato, nella Coppa dei Campioni e nelle competizioni che vado ad affrontare con l'Inter, che siamo agguerriti su tutti i fronti e vogliamo a tutti i costi fare un grandissima annata.